Noi cominciamo praticamente nell'89. Un anno dopo è stato il momento in cui abbiamo dovuto, come si può dire, affrontare noi stessi. Dovevamo crederci, ci abbiamo creduto. Ma diciamo da 13.500 al massimo 14.000. Diciamo 14.000 in qualifica e un po' meno durante la gara. 13.500 per noi era un numero molto simpatico, anche perché di più ci voleva troppo coraggio che non avevamo, probabilmente. Era sotto i 100 kg, di un bel po' anche. Ma ci siamo arrivati non subito, è stato uno sviluppo. Comunque, se ricordo bene, abbiamo avuto anche un motore che pesava meno di poco, ma meno di 90 kg. Ma il trasversale era una cosa che io avevo introdotto da tempo. Era per ridurre il momento di inerzia della macchina. Se tu hai una macchina che ha un momento di inerzia molto basso, diciamo se, perché non è detto che tu ce l'abbia, però è molto più facile da guidare in percorsi tortuosi. Perché momento polare di inerzia basso ci vuole meno riuscita delle gomme per poter dare le velocità attorno all'asse verticale della macchina necessarie per seguire un percorso molto tortuoso. Quello è fondamentale. Poi dopo abbiamo modificato la corsa perché abbiamo aumentato. È scesa da 51,3 a 49 perché l'alesaggio è passato a 87. Cioè abbiamo aumentato la corsa corta. Dopo l'abbiamo ancora aumentata perché l'ultima soluzione aveva una corsa di soli 46,8 mm. Era un motore veramente a corsa corta, per i tempi soprattutto, perché poi dopo diciamo che tutti quanti si sono rivolti un po', diciamo che hanno un po' anche copiato noi per certe cose. Hanno fatto anche bene perché quando si è in quel campo coinvolti bisogna sempre essere pronti a cambiare le proprie idee e a scegliere anche quelle che sono migliori fatte dagli altri. Credere nelle cose che si fanno è una delle cose più difficili che ci sia, perché hai sempre il dubbio, ma Goya c'ha per, in dialetto, in italiano, ma ci ho preso. Ma è stato un team che aveva un pregio, un grande entusiasmo, anzi direi non battibile, era talmente sicuro per noi ovviamente, per cui è stata la nostra forza. Cioè, credere in noi stessi è stata una delle cose di maggiore difficoltà, ma di maggior valore. Quindi il motore è nato nell'88 e nell'89 è cominciata la prima stagione di corse con la Rus. Nel 90 c'è stata la prima evoluzione. Il motore è nato con un alesaggio di 85 e per poi passare negli anni successivi a 87 e l'ultima versione che è questa che è vicino a me. Ed era il motore che avrebbe dovuto usare Senna se avesse corso nel 94 con McLaren, aveva sempre un alesaggio di 87 ma 7 supporti di banco. Lui era convinto che fosse un gran motore. Tant'è vero che sì, lo provò e poi ne era convinto. Però non andò niente in porto per dei motivi, diciamo, di carattere politico. Almeno io posso dire così, poi insomma, voi sapete che la verità non è mai una, nel senso di tante sfaccettature. Quando, dopo i test, Senna voleva assolutamente correre
col motore Lamborghini. I risultati erano stati veramente buoni in pista, avevamo provato sia in Inghilterra che anche all'Estoril, e lui si era fissato, voleva correre con il nostro motore. La scelta di Ron Dennis condizionò pesantemente la Lamborghini Engineering, in quanto Chrysler pose come questione principale la possibilità di correre con un top team per fare un salto di qualità importante. La rinuncia della McLaren e la mancanza di altre alternative altrettanto valide fece decidere a Chrysler di interrompere la partecipazione alla Formula 1 e di chiudere la Lamborghini Engineering. Nel frattempo la Lamborghini venne venduta alla Megatech, che era una struttura del figlio di Suarto, e lì decisero assolutamente di chiudere la Lamborghini Engineering, e questo fu l'epilogo. Molti non sanno che venne visitata la Lamborghini anche da Paul Roche, parlo del 94, prima che chiudesse, il quale venne a visitarla e mostrò un certo interesse, e non disse niente, se ne tornò in BMW, e quando aprimmo la Oral Engineering, dopo pochi mesi ci chiese di lavorare per BMW alla progettazione di un motore due cilindri, che doveva essere la prefigurazione di un 10 cilindri, e poi alla progettazione del 10 cilindri che corse poi nel 2000 con Ralf Schumacher e Pablo Montoya. Quindi, se ci fosse stata forse una possibilità, avremmo potuto farla a quei tempi Lamborghini con la BMW, ma purtroppo non fu così. Non fu così, e meno male che continuò la storia con Oral Engineering. Ma questa è un'altra storia. È stata una bella soddisfazione. Sì, ci sono volute molte ore di lavoro, però è stata una bella soddisfazione. E poi sono passati un po', abbiamo messo i motori in sala prova, sono stati provati, collaudati, e sono tutti andati bene, nel senso, come sviluppo e anche a livello prestazionale, come potenza, come avevamo negli anni 90. Tanto magari spieghiamo cos'è Polo Storico per brevità. Viene lanciato nel 2015, aveva preso sempre più spinta, è fondamentalmente l'ente o l'unità operativa di automobili Lamborghini che si occupa di preservare e promulgare tutto quello che è definito heritage, e che significa supportare appassionati collezionisti nel potersi godere le loro vetture negli anni a venire. E quindi quattro pilastri per brevità: i restauri delle vetture, le certificazioni di autenticità, la riproduzione dei ricambi e lavoro in continua evoluzione, il mantenimento e l'implementazione dell'archivio. Il rapporto con Oral nasce da un'occasione particolare. In Lamborghini avevamo tre vetture di Formula 1, avevamo un Minardi, un M192, avevamo un Lotus 102 che vediamo qui dietro di me, vettura del 90, e una Ligier, una JS35 del 91. Queste vetture erano parte del museo, ma erano, diciamo così, statiche. Un collezionista molto vicino alla fabbrica e grande amico espresse il desiderio di poterle acquistare e ridargli una seconda vita. Quindi si partì con la vettura più completa, che era la Minardi, vettura che si decise immediatamente di rendere funzionante. Si lavorò anche sulla Ligier e la Lotus. L'idea iniziale era quella di renderle, diciamo, oggetti d'esposizione, ma alla fin fine si è deciso di rendere funzionanti, quindi è stata una grande avventura. Quindi, perché Oral Engineering? Perché Polo Storico? Polo Storico nel definire tutte quelle che sono le competenze e l'arricchimento dell'archivio va
sempre a ricercare, prima di intraprendere un restauro, le cosiddette fonti. Ma le fonti non possono essere esclusivamente documentali. Le fonti sono anche rappresentate da testimonianza e competenza delle persone che hanno lavorato sulle vetture che restauriamo. Questi sono stati dei restauri, diciamo, molto particolari, perché sono relativi a una parentesi breve ma importante di Lamborghini, quindi il periodo di Lamborghini Engineering che va dall'89 al 94. E ci si accordò per poter lavorare con le persone che furono direttamente coinvolte nel periodo, e quindi in questo caso l'ingegner Forghieri e l'ingegner Antoniazzi. Quindi tutto è partito da un desiderio di un collezionista e credo che il risultato parli da sé. Parlando di queste vetture in particolare, ci tengo a sottolineare che sono due scocche che hanno corso rispettivamente nella stagione 90 la Lotus e nella stagione 91 la Ligier. Si è partiti comunque da situazioni decisamente compromesse, soprattutto per quanto riguarda l'integrità dei propulsori. Quindi che cosa è successo? La ricostruzione e restauro di questa vettura ha rappresentato il massimo di quello che è stato raccogliere le informazioni, le testimonianze, i disegni, i dati di chi ha lavorato nel periodo, ma anche utilizzare alcune tecniche moderne per salvare soprattutto le testate, i blocchi motori che erano fortemente compromessi. Quindi veramente abbiamo ridato vita a due vetture che hanno corso realmente nel 90 e nel 91. Il restauro di queste due vetture dal punto di vista della vettura è stato un po' più semplice che non rispetto alla parte motore, perché le vetture erano complete, diciamo datate, però complete di tutti i particolari, quindi abbiamo provveduto a smontarle completamente, rivedere tutte le sospensioni, revisionare i cambi, controllare tutta la parte della scocca, e dopo sono state sostituiti i cuscinetti, tutte le parti che erano usurate e sono state rimontate. Diciamo che una parte molto difficile è stata quella elettronica, perché le vetture erano mancanti dei cruscotti, del cablaggio e della centralina elettronica, e lì abbiamo dovuto ricostruire tutto, comprese le centraline elettroniche, che grazie alla Bosch che ci ha supportato siamo riusciti a rimetterle, diciamo, in funzione, a trovarle e a ripristinare, diciamo, tutta la funzionalità elettronica dei motori. Quando restauri una macchina e l'automobilismo fa parte della tua vita, è un'emozione molto forte. Lo è per me e lo è per Mauro, perché rimettiamo in moto queste auto dopo 28 anni, quindi l'emozione è molto forte. Siamo un po' più anziani, un po' meno giovani, però risentire questo rumore, che tra un po' sentirete anche voi, è un piacere enorme. È una musica, un 12 cilindri ha un rumore che è bellissimo. Poi questo della Lamborghini in particolare, perché avevamo un ordine di scoppio che aveva un motore, un rumore stupendo, e fra un po' lo sentirete. Ma la cosa che mi ha fatto anche piacere è che chi montava quei motori 28 anni fa, uno di questi meccanici, è quello che ha rimontato questi due motori per queste due vetture, quindi credo che anche per lui sia un motivo di grande soddisfazione, quindi sarà bellissimo. Uno è stato bello. Piccato anche sentirli in moto, come negli anni 90, come tanti anni fa. Sì, perché poi il rumore del V12 è bellissimo. Thank you.
ci voleva dell'entusiasmo, tanto entusiasmo, se no non saresti mai riuscito a convincerti a fare quelle cose. Bisognava avere fiducia in se stessi. Guardi che è difficile avere fiducia in se stessi, eh? Cioè avere una vera fiducia, intendo, eh? Uno può dire ho fiducia, ma non basta, bisogna dimostrare di averla, quindi non è facile.